La giusta prospettiva è questo il titolo dell'evento che ha coinvolto imprenditori di spicco del territorio abruzzese e che si è svolto presso il centro Porsche Approved and Service Pescara. Ecco noi Stefano Volpato, direttore commerciale di Banca Mediolanum. La giusta prospettiva è il titolo di questo incontro che propone una visione alternativa e nuova rispetto al contesto attuale. Ce la racconta? Beh, direi che noi stiamo vivendo un periodo che viene dipinto un po' ovunque come un periodo difficile e che sta ovviamente preparando un momento ancora più difficile, perché veniamo da un 2022 segnato da grandi temi sul tavolo, che era quello di un'impennata di inflazione, un conflitto importante proprio qui alle nostre porte, un'uscita ancora un po' incerta dai temi pandemici, quindi è una situazione di un certo tipo alla quale si sta sommando l'idea di andare incontro ad un periodo di recessione. Ecco, io credo che dovremmo tutti quanti in situazioni come queste ritrovare la giusta lucidità e la giusta prospettiva. Perché? Perché le scelte che ognuno di noi fa oggi sono sempre figlie della visione che noi abbiamo di quello che ci aspetta, e quindi è molto importante riuscire a leggere proprio con lucidità quello che sta succedendo. Io voglio ricordare semplicemente che lo sviluppo economico, e qua stiamo parlando all'interno di un salone di un'importante azienda automobilistica, che è la prova provata, se vogliamo, dello sviluppo che c'è. Le macchine che c'erano una volta sono molto diverse da quelle che guidiamo oggi. Ebbene, io voglio dire che lo sviluppo economico è sempre avvenuto in costanza di crisi, o se vogliamo con un'alternanza tra momenti di espansione a momenti di crisi, e l'uno spiega l'altro. Perché? Perché nel momento in cui ci sono questi momenti di espansione, le persone non hanno lo stimolo per cercare ulteriore efficienza, e proprio in quei momenti si crea il virus dell'inefficienza che porterà alla fase successiva, quella della crisi. Così come le crisi fungono da grande stimolo a ritrovare efficienza, a trovare soluzioni nuove. E tutti questi anni sono stati un continuo intervallarsi questo. Se noi prendiamo gli ultimi 60 anni, io credo che non ci siano stati 3 anni di fila senza delle crisi, e delle crisi importanti. Ma se andiamo a vedere negli ultimi 60 anni, in presenza di moltissime crisi, il GDP mondiale, il prodotto interno lordo mondiale, è aumentato di 8 volte tanto. Oggi viviamo veramente molto meglio di come vivevamo 60 anni fa, e questo ovviamente è qualcosa che ci deve aiutare a dare il giusto posto, il giusto significato, il giusto peso e il giusto atteggiamento anche alla crisi che stiamo vivendo in questo momento. Lo sviluppo tecnologico in tutto questo può essere d'aiuto? Beh, io mi emoziono quando rispetto allo sviluppo tecnologico, perché vede, il motivo per cui il mondo va avanti è legato all'essere umano, che ogni mattina, io dico miliardi di persone, si svegliano, si alzano con la voglia, il desiderio, questo è un motore fortissimo, di migliorare la propria condizione e quella dei propri cari. Quello che io ritengo sarà la grande sorpresa di questo decennio è l'impatto formidabile della tecnologia, che sarà il nuovo motore dell'abbondanza. Perché? Perché innanzitutto perché è molto trasversale, va a toccare tantissimi ambiti, da quello medico a quello della manifattura. Pensiamo all'intelligenza artificiale, pensiamo alla robotica, cioè alla ricerca in tutti gli ambiti. Quindi la tecnologia sarà in grado di toccare col suo tocco magico tutti gli ambiti. Ma quando, e questo è molto importante da considerare, la tecnologia, perché c'è sempre stata la tecnologia, diventa digitale, la tecnologia digitale ha queste caratteristiche, che ogni 6 mesi dimezza i tempi e i costi
e raddoppia l'efficienza, quindi questa la rende esponenziale. Quindi noi ci troveremo di fronte a un impatto che oggi non siamo nemmeno in grado di immaginare, e sarà un impatto sullo sviluppo straordinario. In questo momento però c'è molta paura, perché l'inflazione si riversa sull'erosione del risparmio. Come si può combattere questo meccanismo? Ancora una volta, questo è uno dei tanti temi con i quali noi ci siamo confrontati, cercando l'efficienza. Qualcuno molto più autorevole di me, e mi riferisco al presidente della Consob, il professor Savona, ha proprio indicato qual è la strada, ed è quello proprio di ancorare quella parte di risparmio che noi possiamo immaginare per i nostri obiettivi di lungo termine all'economia reale, a questo grande sviluppo a cui assisteremo. Antonio De Marco, manager banca Mediolanum, che ha voluto fortemente questo talk qui questa sera, al quale sono presenti tanti imprenditori abruzzesi, ma perché? Perché? Perché intanto ascoltare, incontrarsi è sicuramente qualcosa di importante, sia per l'imprenditore, per le imprese e per il territorio. L'istituto di credito che rappresento ha voluto questo incontro per mettere a fattor comune un punto di vista che non è quello della singola azienda, ma una visione più aggregata in un quadro economico che sicuramente si fa stringente, ma che permette di guardare al futuro con delle prospettive che non necessariamente sono negative. Incontrarsi in un talk show come questo fa sì che magari più esponenti dell'imprenditoria regionale, nazionale ed anche internazionale, come il gruppo Porsche ad esempio, possono dare una chiave di lettura utile ai singoli imprenditori. Ma in che modo la crisi può essere un'opportunità? Bellissima domanda. E intanto perché nei momenti di crisi accade una cosa meravigliosa, che l'imprenditore o comunque chi ha l'idea cerca di trovare una soluzione. Soluzioni spesso e volentieri si nascondono proprio dietro un momento di difficoltà, non da ultimo il periodo del Covid. Io faccio sempre un esempio quando incontro gli imprenditori che seguo personalmente. In quel periodo pensiamo tutti quanti, purtroppo, tante persone hanno pagato a caro prezzo, ma tutti quanti eravamo terrorizzati e vivevamo un periodo di lockdown. Cosa è accaduto dopo? È accaduto che le persone hanno avuto una forza e una voglia di uscire dalle proprie case, a tal punto che la domanda è schizzata e quindi il quadro economico è migliorato. Poi certamente non potevamo immaginare la problematica legata al fattore geopolitico, quindi Russia e Ucraina, che si è presentata probabilmente troppo presto prima di uscire dal periodo Covid, ma comunque siamo certi che anche in questa occasione tornerà al sereno, così come è sempre stato. Quindi un'opportunità anche in un periodo come questo. Pietro Innocenti, amministratore delegato Porsche Italia, all'interno di questo talk lei ci parla di ecomobilità. Sì, parlo di quella che è la strategia di mobilità sostenibile del brand Porsche, che ha origini antichissime, perché addirittura più di 100 anni fa il nostro fondatore creò una carrozza che si muoveva con dei motori elettrici. Poi chiaramente gli anni sono passati e adesso siamo ad una nuova era che è iniziata soprattutto con l'arrivo nel 2019 della nostra prima vettura completamente elettrica, che è Taycan, che è ora disponibile in 3 versioni, berlina, cross turismo e sport turismo, e che sta performando particolarmente bene. Abbiamo addirittura nel 2021 superato complessivamente il numero di 911, che sono il nostro prodotto più iconico. Quindi questo significa che c'è un grande interesse, e questo interesse credo sarà ancora maggiore perché il processo non si ferma qui. Abbiamo delle tappe molto chiare. Al 2025 prevediamo di avere circa il 50% della nostra produzione elettrificato, che significa vetture completamente elettriche o vetture ibride plug-in, come abbiamo già oggi in gamma con Cayenne e con Panamera. Per poi arrivare addirittura al 2030, dove le vetture completamente elettriche saranno circa l'80% del nostro output complessivo. Quindi un percorso con tappe veramente molto serrate, che stiamo cercando di assecondare
lavorando anche su quella che è l'infrastruttura di ricarica, che nel nostro paese è particolarmente carente. Quindi abbiamo diversi progetti che portiamo avanti proprio come filiale italiana. In particolar modo mi riferisco al fatto di aver dotato tutte le nostre concessionarie sul territorio nazionale con dei supercharger, quindi con delle stazioni di ricarica ad alta potenza fino a 300 kW. E Porsche, da questo punto di vista, è la prima infrastruttura di ricarica nel nostro paese con questo tipo di caricatori molto potenti. Quindi le iniziative sono veramente tante, bisogna lavorare su molti fronti, non ultimo il fatto di avere una rete motivata, una rete di concessionari che conoscono le problematiche dell'elettromobilità e sono in grado di dare al nostro cliente la maggiore tranquillità per affrontare questo tipo di cambiamento nelle motorizzazioni. Leopoldo Gasbarro, direttore di Wall Street Italia, ci fa una fotografia sulla attuale situazione economica e finanziaria dell'Italia. L'Italia va molto meglio di quanto venga raccontato, basta vedere i numeri che sono stati dichiarati a fine anno dalle autorità di Banca d'Italia e le autorità competenti, soprattutto i numeri dell'Istat che ci hanno raccontato di un paese che rispetto alle previsioni sta ottenendo dei numeri e dei risultati molto migliori. L'occupazione è a ottimi livelli, i dati del PIL sono stati importanti e hanno ribaltato completamente tutte le previsioni. Adesso le previsioni per il 2023 danno l'Italia leggermente negativo. Io scommetto anche che potremmo anche non averla la negatività. Sarebbe meglio non parlare di negatività, perché più parliamo in negativo più cerchiamo di negativizzare la gente. Io penso che politici e amministratori dovrebbero darci delle indicazioni di come non essere negativi. E anche un po' noi comunicatori dobbiamo cercare e ragionare sui numeri oggettivamente, perché ad esempio anche l'economia americana sta correndo da matti, perciò c'è inflazione. Da noi l'inflazione è stata determinata dal violento aumento dell'energia. Se andiamo a guardare l'inflazione, il peso sull'inflazione del costo dell'energia, 6 mesi fa con i prezzi del gas che erano saliti tantissimo era intorno al 50%, oggi siamo scesi al 20%, se continua a scendere il prezzo del gas e ci stiamo avvicinando verso la fine dell'inverno, non verso l'inizio dell'inverno, la situazione sarà sicuramente migliore. Aiutiamo la gente anche raccontando belle storie. Ci sono tanti imprenditori, qui stasera ce ne sono tantissimi, che hanno la fortuna di aver fatto delle cose straordinarie. Raccontiamo più queste storie piuttosto che quelli che fanno le previsioni nefaste, che spesso e volentieri per fortuna non si avverano. Tutto quello che viene attorno a noi, che apre nuove porte, nuove ricerche scientifiche, nuove prospettive, nessuno lo racconta. Raccontiamo spesso e volentieri, da giornalisti, anch'io, no? Tutto quello che viene di negativo. Scegliete bene quelli che ascoltate e soprattutto cominciate a prendere possesso della vostra capacità di discernimento. Non dobbiamo aspettarci sempre che arrivi da qualcun altro. Presente anche Luca Panunzio a questo evento, dove Porsche e Mediolanum Italia parlano della giusta prospettiva, una nuova prospettiva. Bollicine e Ice che cosa fanno in questa serata? Eccoci, presenti con bollicine appunto in bicchiere e in organizzazione, quindi questo catering di questi imprenditori abruzzesi che vogliono fare delle cose per l'Abruzzo e per il loro brand. Mediolanum e Porsche naturalmente a livello nazionale sono molto più forti di noi e quindi ci fa piacere, ci inorgoglisce stare insieme a loro. Il menù è composto da finger food che Mauro Del Pizzo, il patrono di Casamatta, ha preparato per questi ospiti. Noi abbiamo abbinato bollicine abruzzesi, quelle dell'azienda di Enrico Marraviero, con il suo Montepulciano Riserva. Tutto il menù poi scorre su piatti tipici e qualche chicca internazionale, quasi a richiamare gli sponsor internazionali come Porsche, per esempio. È sicuramente un onore preparare da mangiare e servire delle ottime bollicine in eventi come questo. Sì. Onestamente è bello e gratificante per chi come me fa del suo hobby il suo lavoro e quindi tutta questa passione ti fa sentire meno la fatica di organizzare questi eventi che sono in realtà anche complessi. Presente qui a questa serata anche lo chef Mauro Del Pizzo, ma qual è la giusta prospettiva in cucina?
Allora, in questo caso la prospettiva in cucina è mantenere la tradizione dei prodotti delle eccellenze abruzzesi, visto che comunque due grandi marchi come Porsche e Mediolanum di caratura internazionale ci hanno scelti per mettere in evidenza nel nostro territorio le nostre eccellenze. Sicuramente nel percorso gastronomico del nostro territorio non possono mancare le pallotte cace ovo e poi faremo un risotto con lo zafferano di Navelli. Per cui insomma sono due punti dell'Abruzzo molto forti. Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale, qui questa sera si affronta tutto con una prospettiva nuova, in chiave positiva. Sì, è il motivo per cui sono qui, siamo qui come regione per dare anche noi sostegno alla prima delle idee di ripresa economica, cioè il crederci, l'ottimismo. In realtà la narrazione, ahimè, che ormai è diventato un cliché che vediamo tutti i giorni, è quello di una regione, di un paese in difficoltà. In realtà i contenuti economici della nazione e dell'Abruzzo non sono in difficoltà. È un periodo duro, usciamo dalla pandemia, entriamo nel vortice della guerra con tutta la sua drammaticità, più il problema della crisi energetica, dell'aumento dei costi dell'energia, ma la verità vera è che i fondamenti industriali economici di questa regione e di questa nazione sono ancora ben saldi e che le prospettive, come saranno dimostrate dagli analisti del mercato, in questo caso di Mediolanum, non sono negative. Però bisogna crederci, un'economia è florida se chi fa l'imprenditore ci crede per primo. Il compito della regione è disturbare il meno possibile, creare le condizioni perché si possa scegliere di lavorare in Abruzzo, creare le infrastrutture perché sia più facile lavorare in Abruzzo. La giusta prospettiva, l'importanza di questi eventi per confrontarsi con gli altri imprenditori del territorio e trovare nuove visioni. Credo che sia fondamentale, specialmente in questo momento, in questo periodo storico, perché c'è bisogno davvero di fare network per poter reagire, per poter trovare soluzioni comuni, per poter condividere le esperienze. Questo è un motivo di benchmark fondamentale. Noi ad esempio come Indeed Italia cerchiamo di contribuire al territorio dando risposte su quelli che possono i temi legati alle risorse umane, legati un po' alla scelta dei candidati migliori per le aziende, perché alla fine è molto molto importante trovare le persone giuste per il posto giusto e dare anche una risposta economica a quelle che possono essere le crisi piuttosto che le problematiche sociali che partono fondamentalmente dalla mancanza o ricerca di lavoro. Questo è un evento particolare fatto a Pescara, che è una città per noi importante, rappresenta il cuore dell'Abruzzo, il cuore per noi imprenditori che vogliamo investire e provare a restituire quanto abbiamo ricevuto dal nostro percorso professionale. Certamente è interessante poter fare due chiacchiere con tanti altri imprenditori quest'oggi e per quanto mi riguarda, diciamo, oltre il mondo della pasta mi occupo di vino. E dopo il Covid per fortuna si sta ripartendo e oggi sentivo anche dagli altri proprio questo, in certi momenti anche duri chi si rialza per primo probabilmente riesce a trovare le giuste opportunità. Dopo il Covid gli eventi sono stati ridotti al minimo e adesso siamo alla riscoperta di occasioni di incontro di persona in presenza. È fondamentale perché si crea network e dal network nascono opportunità. Opportunità sicuramente di confronto, si trovano soluzioni nuove e quindi a volte anche momenti come momenti di crisi generano sicuramente opportunità perché ci permettono di riflettere, di fare mente locale, di analizzare le cose e guardare al futuro con un pizzico di fiducia in più. È un momento in cui insieme ci si trova in Abruzzo grazie a questa iniziativa di Mediolanum e Porsche per poter condividere, immaginare e progettare un futuro insieme in questo momento di transizione, in questo momento di cambiamento epocale praticamente. E quindi questo è molto interessante perché è quello di cui c'è bisogno in questo momento, scambio di idee, di prospettive, di visioni e di valore.